succederà questo video, ma noi siamo appena tornati dalla fiera di Fermo Forum e purtroppo non siamo riusciti a scattarci la foto con la Sabri Gamer che era presente con il suo stand per autografare il maglietto che ha scritto, che ha disegnato e che ha scritto Cavolini. Ok? Quindi, prima che ve ne andiate, ho fatto un mini vlog sulla fiera, un mini vlog proprio perché avevamo poco tempo per girare la fiera e questo è il risultato. Una visione. Dimmi quando stai riprendendo. Allora ragazzi, sono qui alla fiera di Fermo Forum, ci abbiamo una vera Lamborghini in pista, se magari ti si... Alle mie spalle ci sono scarsoni come me che giocano a Fortnite perché Apex Legends non è ancora arrivato a tutti. Beh, c'è qualcuno che sta giocando con i draghi, forse ho sbagliato qualcosa io. Di certo hanno il computer migliore del mio. Io non ci rispenderei 8.000 euro con il computer. Amore, c'è un Iron Man. Vedo cose un po' strane. C'è un Iron Man. Vedo gente vestita, vedo piste, vedo robe. Ma il pezzo forte è quasi arrivato, ovvero Sabrina, la Sabri Gamer è qua e stiamo andando al suo stand. Qui hanno tutto di più. Proprio tutto e di più. Magliette dei giochi e dei film. Tipo c'è il Vittoria Reale di Fortnite con l'ama. Solo per veri nerd. Stiamo arrivando alla parte di... E non solo. Eccola Sabrina. Ce la fai inquadrarla? Ho già incontrato Shade, che in realtà si definisce uno youtuber, però uno youtuber proprio di professione non l'ho mai incontrato. Io sì. Sabrina sarebbe la prima. Te? Tu. Papà. Ce la faremo a farci la foto? Sì. Eccola. Quella lì è la sorella di Sabrina, che è Nicole. Abbiamo altri nerd più nerd di noi. Io stavo per morire. Dal caldo? Eh? Dal caldo? No, da una che mi stava venendo addosso. Minchia, pure i tornei di FIFA. C'è uno che sta a fare Fortnite. Voglio sperare che siano tornei in Ultimate Team, perché i tornei così siamo molto bravi. Madonna che computer. Quello sarà il mio computer nel 2025, quando raggiungerò la bellezza di 3.000 iscritti, così a cazzo. Eccoci qua, dopo che avete visto, non lo taglierò, giuro, dopo che avete visto il mini vlog alla fiera, abbiamo preso un paio di cosine. Da assaggiare ovviamente, da provare, cosa che non ho mai fatto in vita mia. Questa l'ha comprata lei, da una cosa giapponese. E io mi sono preso, per provarlo ovviamente, la Fanta Vino, ovvero è una Fanta all'uva. E praticamente ha spiegato la signora che me l'ha venduta, che sarebbe il vino analcolico, sarebbe una Fanta al vino analcolica. E poi una cosa che io adoro, la Fanta in generale, pure lei, più piccolina, però io adoro una cosa, la ciliegia. Io l'adoro proprio. Quindi, con quale vogliamo iniziare?
col mangià, scusa. Vabbè. Allora, se vomito, scusate. Non so come. Abbiamo una luminosità leggermente bassina, però purtroppo. Cioè, non capisco perché la luce va tutta là e non ci viene addosso. Sta pure aperto il serrandino, anche se sei altro. Prepariamoci perché il riso. È riso. Intanto vorrei informarvi che dal lunedì al venerdì c'è la live sicura sul mio canale e molto probabilmente sarà alternata con Twitch, poi vediamo, e farò delle serie in live, quindi per esempio come sto facendo già allenatore del Parma, queste cose qua, quindi sono un sacco di aggiornamenti per voi. C'ha l'odore delle cose, le barrette quelle... Tipo il croccante. Sì. E molto probabilmente ci saranno anche le live, come se tutto va bene, questa sera, oggi pomeriggio, questa sera ci sarà la live in sua compagnia in cui ci sfidiamo. Quindi... Stasera? Non lo so, vediamo. Allora, l'odore non è male. Vuoi farla domani la live? Non lo fa cadere. Vuoi farla domani la live? No, è stasera. Sai che mi ricorda? No. Hai mangiato mai quei... Sta gelatinosi. Amore, hai mangiato mai quei cosi al sesamo? Tieni. Aspetta. Mi sa di quello. C'erano dei snack al sesamo. Quanto mi facevano schifo quei cosi. È così la cosa. Vado prima io. Andiamo insieme. Senti, tu se vuoi fare sto genere di video me lo dici, ti presto la webcam, ti presto il Blue Yeti e fai ASMR come Madonna si chiama. Vai. Che sapore. Sembra così, c'è mio papà ora dentro. È strano. Ma non è disgustoso, eh? Passabile. L'interno è molto buono. Non mi ispira molto. Mangiatelo. Per carità, non fa per me. Vi dico la verità. Io adoro i semi di papavero, perché in Polonia si fa una torta che si chiama mak, è fatta tutta con i semi di papavero, ok? Ripiena, buonissima. Tu non guardare perché non è per te. E adoro questo genere di mix, no? Di cose con... però non so, mi sa di quella barretta di cui ho parlato poco fa. Infatti non so se è il mio papavero. Bene. Tu andai. Per terra. Sai, semi di sesamo. Lo so, ma papavero c'è dentro, il sesamo è fuori. Ok. Allora, andiamo con questa? Siamo con questa? Sì, perché ce la lasciamo... Ah, il bello alla fine. Il bello alla fine. Senti, fa... Oh! Sei eccitato. Ho sporcato anche il telefono. Però potete guardare se ci riesco. Colore. Eccolo qua, è viola. Allora. Vado prima io perché la vivida era per me. Oh mio Dio. Prova. Prova perché è interessante. Guarda, di sicuro... Vieni qua, Giulia. I giapponesi. I giapponesi ce l'hanno questa cosa, eh? Comunque il... a me non piace quel genere di
di roba giapponese che lei si sta mangiando. Occhio al cane. L'avete visto come si è fiondato il cane? È strano come gusto, però è buono. È buono. È buono. Quindi me lo finirò molto probabilmente io perché a lei non è piaciuto. Ho sporcato la tastiera, ho sporcato il telefono, lasciamo perdere perché si è eccitato parecchio il coso. Grazie che io sto parlando e tu mi copri la Scusa. webcam. Junior! Tu non lo puoi mangiare. Andiamo però con l'ultima cosa, così chiudiamo in bellezza. Ma che sono 7 minuti di video, davvero. Ciao, bellissimo. Dov'hai? Ah, avete sentito? Ah. Oh. Allora, il colore devo dire che è simile. Giuro, ti vedi solo tu. Non posso, la finisce senza farmela provare. Cosa te lo fa pensare? Così. Il video può concludersi qua. Bella, ci vediamo al prossimo video. Aspetta, 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 aspetta. Voglio fare una cosa. Cin cin con la Fanta. Ragazzi, complimenti a chi ha avuto quest'idea. Vi consiglio di provarli. I snack giapponesi che abbiamo provato perché è questione di gusti, quindi dipende dalla persona che lo prova. Il gusto è facoltativo per ogni persona, quindi non tutte le persone hanno gli stessi gusti, ma questo si è capito, no? Quindi io vi consiglio di provarli, magari andate su qualche sito, non lo so, non, noi siamo stati su una fiera, sulle fiere si trovano queste cose. E quindi a lei piacciono, a me no, ma magari è il genere, perché per esempio io sono un grande amante dei noodles, costa un sacco di soldi però, 12-13 euro dipendeva dal tipo, quelli al curry però sono finiti, pollo curry. Vabbè ragazzi, io vi consiglio, non vi posso lasciare nulla in descrizione, ci dispiace per aver fatto vedere poco Junior. La Sapri Gamer, ma purtroppo non abbiamo avuto molte possibilità, visto che se ci fate caso stavano già 120 persone prenotate, fatte, quindi avevamo poco tempo. Guarda come se lo gusta sto coso giapponese. Bella.